Bentornati a tutti, cari amici, care amiche. Oggi un video semi-urbano qui al Cardeto. Noi siamo qui, questa è l'università, ora università, ex caserma Villa Rei. No, aspetta, che dico? Questa è l'università, questa qui, ex caserma, queste sono le varie casematte del parco. Qui c'era un'area militare con tanto di polveriera chiamata di polveriera Castelfidardo, che è stata riattata. Credo sia l'unico edificio che è stato, a parte questi ad uso universitario che sono qua, è l'unico edificio e sbarrati, non si può accedere. Quello è stato l'unico riattato per un nuovo utilizzo. Forse anche un altro, che però non so se è una nuova costruzione, che è tipo un museo o un edificio amministrativo, ma sempre vuoto, sempre chiuso. Qui c'è un altro accesso. Oggi è il 27, si vede l'università, ex caserma. Oggi è il 27 luglio 2016, mercoledì, ore 15:53 minuti. Faccio questo video, già ci sono passato, però era in bassa risoluzione come al solito, quindi sto cercando per quanto possibile di rifare tutti i video precedenti che ho fatto in bassa risoluzione, perlomeno dove è possibile arrivare in maniera facile e quando c'è bel tempo. Fa molto caldo, aria pesante come sempre. E poi ho visto il video di Alessandro Natalini, che saluto, abbiamo fatto un video insieme alla selva di Castelfidardo. Ecco qua, qui c'è la polveriera. E proprio adesso, in questo momento, sto indossando il cappellino che mi ha regalato, un cappellino che lui non utilizzava, in mimetica, Woodland, che è molto comodo, devo dire. Ecco, qui c'è la didascalia della polveriera, vedete com'è incassata all'interno del monte, c'è tutta terra. In maniera tale che nel caso di oltretutto è rinforzata la terra, chiaramente. In caso di esplosioni, per motivi di sicurezza, non avesse a danneggiare la vicina città, perché qui siamo proprio al centro, un angolo di paradiso vicino al centro. Quello è il faro della marina, che di notte è acceso. Dicevo, questo cappello che ringrazio Alessandro per il dono, è molto comodo. È molto comodo, ripara il sole e dà meno nell'occhio di quello da legionario, che naturalmente continuo ad utilizzare, ma principalmente in percorsi da solo, cioè in percorsi proprio di campagna. Qui siamo in città, per cui sarebbe come al solito, bisogna sempre stare attento a quello che uno, anche a come si presenta.
Qui c'è una passeggiata naturalistica, qui tutte vecchie, c'erano i pezzi d'artiglieria, le batterie, credo che all'interno si potesse anche accedere, che siano cave queste strutture. Io ho queste scarpette qui, di tela, completamente lisce, nella suola, quindi non sono certo delle migliori. C'è anche un video in notturna, se ricordo bene, fatto qui durante una visita guidata, non ricordo però se avessi utilizzato l'alta definizione o sempre quella bassa. Comunque non si vedeva quasi nulla, in ogni caso. E insomma, vedevo Alessandro che nel suo video era arrivato proprio sulla cima dell'antico forte. Dove non sono ancora mai stato, e chissà se ci riesco. Adesso vedo, perché le salite sono abbastanza toste e con queste scarpette vediamo un po', tanto inutile un paio di scarpe. Ah, lì c'è il mare. Un paio di scarpe veramente escursionistiche estive con questo caldo non ci sono, non c'è niente da fare. O ti prendi quelle forate a rete, che però non hanno la membrana, chiaramente. Qui c'è qualcosa, una struttura lì sotto, o se no niente, quelle altre non le puoi mettere perché è una cosa improponibile. C'è gente al mare, è logico. È un cagnetto quello, non si capisce bene. No, sono dei braccioli. Vedete quanto è bello qui, lì c'è un altro po' di gente. Qui sono proprio sul ciglio della falesia, al di sotto della quale ci sono credo un centinaio di metri. Non sono sicuro se lì sia raggiungibile dalla Grotta Azzurra, oppure ci voglia la barca. Di sicuro ci sono quei moletti. Qua cosa ci sarà qui? Delle grotte? Che ci sono questi due moli? Non lo so, non ne ho idea. Comunque è meraviglioso questo mare oggi. Fa venire voglia anche a me, che di solito non ci vado. Qui c'è una specie di conca, chissà come si è formata. Con queste scarpette la suola è spessa a 2 mm, si sente tutto, qualsiasi tipo di sasso, di ostacolo si sente. Allora, qui una casa matta, qui dice a sinistra, vediamo un po'. Io vorrei aggiungere la parte punto panoramico, però in teoria io mi ricordo che l'accesso è là, però voglio vedere questo punto panoramico qui com'è. Ah, qui c'è il famoso, qui c'ero sceso, sì,
l'altra volta ero sceso da lì, che qui c'è questo archetto che mi ricordava molto quell'arco che si vede alla fine del film Cloverfield a Central Park, dove i due protagonisti si rifugiano nell'estremo tentativo di salvarsi quando la bomba atomica rivolta al mostro deflagra e termina il film così. C'è già una salitella. L'unico problema di questo parco è che se non abiti in centro, devi o paghi, e non è detto che trovi il posto, anche pagando, oppure devi lasciare la macchina molto lontano, e quindi poi una persona non allenata è già stanca, soprattutto con questo sole. Ecco, qui vedete la strada che va verso la Grotta Azzurra nuova, che si prende da Via Panoramica. E lì ci sono quelle grotte. Quindi tutto il percorso è fruibile. Tutto il percorso da lì, vi dicevo, fino ai due moletti è fruibile. Io ho anche un video fatto quanto mi piacerebbe andare in canoa. Chissà, magari un giorno ne noleggio una al lago, magari. La gente che c'è lì, su quello scoglio. E la cosiddetta seggiola del Papa è dietro quel costone. Che tuffo che ha fatto! Dai, riprenditi che voglio vedere quello se si butta. Peccato, non l'ho visto in pieno, però insomma è saltato da tanto, eh. Saranno 15 metri. E dicevo l'altra volta, chissà come ha fatto a salire fino lì in cima. Mi sono fermato perché c'era un cartello, l'avranno rimosso, non lo so, di divieto di accedere. E io rispetto la legge, anche quando è ridicola, anche quando è assurda, ma in realtà sarei potuto passare perché vedete, qual è il problema? Che se io avessi voluto, tra virgolette, fare il furbo, tagliavo quella parte lì molto banalmente. Nessuno l'avrebbe vista in video e non ci sarebbe stata la solita minaccia o resa effettiva a parte il fatto che sarebbe stato un illecito amministrativo, niente di più. Però rompe i coglioni. Cioè, non è che filmi come è capitato dei reati gravi e poi te ne vanti, tipo atti di bullismo. Semplicemente entri in un coso, come si dice? In un punto, anche se c'è un'ordinanza, che non potresti. Ma che te ne frega, voglio dire, non è che vai lì per scaricare l'immondizia. Quindi lo so, la gente metterà quelli più. Qui c'è una seggiolina. Però non è giusto, non è giusto.
perché innanzitutto a me mi danneggia l'attività, danneggia la mia attività di youtuber, perché se sono impedito a fare determinate riprese è chiaro che è un danno per il mio canale, questo è chiaro, ma anche e forse soprattutto per chi poi vede, per la città stessa, che io non posso riprendere in maniera libera tutto quello che ma quelle cosa sono? I monti della Croazia, della Dalmazia, non si vede perché non mette a fuoco, però io vedo dietro la coltre di Foschia come una linea.